Nel vecchio canile c'è una cella per Sokolov, con tanto di catene. Sarà sconvolgente svegliarsi in mezzo alla paglia e alla cacca di cane. Da quanto ho sentito, comunque si è svegliato in posti peggiori. Peggio di così non si può. Molto bene, Corvo. Bravo. Nemmeno 10 soldati avrebbero fatto di meglio. Le conoscenze di Sokolov ci permetteranno di colpire al cuore il Lord Reggente e di restituirti la tua vita. Presto non dovremo più stare nell'ombra. Il medico Regge è un genio, ma è stato sciocco a proteggere il Lord Reggente. Ci ha dato l'elisir, le armi. Avrebbe elevato la nazione. Ora invece pagherà l'alleanza con un tiranno. Ti sono molto grato. Se vuoi riposare, questo è il momento. Corvo! Ehi! Hai fatto delle facce davvero buffe mentre dormivi. Ho deciso di dormire nella tua stanza mentre Calista faceva il bagno. Mi ha detto di correre sempre qui in caso di guai. Calista viene a prendermi appena è pronta. Grazie, Corvo. Mi sento meglio. Spero che Sokolov collabori. Speravo di farmi ritrarre nuovamente da lui un giorno. Stavolta da solo. Medico Reggio, ritengo che tu e Corvo vi siate già conosciuti in passato. Almeno lui conosce il significato della parola lealtà. Bah, io sono leale al mio spirito. Sei tu che complotti con il ricercato numero uno dell'impero. Sono certo che Corvo sia innocente e non abbia ucciso l'imperatrice. E che l'ex capospia, il cosiddetto Lord Reggente, sia un tiranno spietato e voglia distruggere questa città, cuore stesso dell'impero. Vi sbagliate se credete che tra me e il Lord Reggente regni l'accordo. Non conosco le vostre intenzioni, ma vi assicuro che non mi spavento facilmente. Forse non mi temi, Sokolov, ma temi questi ratti. Anche se non portano la peste, ho sentito dire che un branco può scarnificare un bambino in 30 secondi. Che orrore. Quanto credi di resistere prima di parlare? Prima di implorarci? Ratti! Sono loro i tuoi nuovi amici, ammiraglio? Sono i tuoi amici che ci interessano, Sokolov. Sappiamo che hai ritratto la compagna del Lord Reggente, la ricercatica che sta finanziando i militari con le sue ricchezze. È lei che permette al reggente di controllare la città e dobbiamo sapere come si chiama. Spiacente, ammiraglio. Non ne ho idea.
Fai parte di questa plebaglia, ma so che hai i tuoi motivi. Proprio così. Vogliamo solo sapere chi è la compagna del Lord Reggente. Tutto qui. Ho deciso di non dirvelo. Dovrete costringermi a parlare, ma vi avverto, la mia forza di volontà è leggendaria. Spiacere, Sokolov. No, non eratti. Fermi, fermi! Vi dirò tutto quello che volete. Devo salvaguardare le migliori attività intellettuali di Downon. Non posso dirvi molto. Non l'ho mai vista in volto, né ho mai saputo il suo vero nome. Si fa chiamare Lady Boy, sì. Io l'ho ritratta da dietro. E vi assicuro che è comunque un dipinto eccezionale. Ma non so quale Boy sia. Dovevano presentarmela proprio al ballo in maschera dato in suo onore stanotte. Ma immagino che non parteciperò. Un ballo in maschera a Villa Boyle, stanotte. Tempismo perfetto, Corvo. I Boyle sono ricchi e spietati, quindi la sicurezza sarà alta. Certo, ma tu hai già la tua maschera, non è vero, Corvo? Esatto, potrai confonderti con gli altri ospiti. Dovrai scoprire quale delle Boyle è legata al Lord Reggente ed eliminarla nel modo che preferisci. Ci siamo quasi. Corvo, se avrai successo, potremo colpire il Lord Reggente e insediare la nostra Emily sul trono. Che il vento ti aiuti. Ho sentito che stasera andrai al ballo a Villa Boyle. Avrei un piccolo favore da chiederti. Porteresti questo messaggio al Lord Shaw? Lo vedrai. È un uomo rude con una maschera da lupo. Magari mi starà cercando. Il ballo in maschera delle Boyle. Sarà divertente, ma non per tutti. Pronto? Misericordia, il Lord Reggente è stato davvero generoso con la famiglia Boyle. Non credevo di trovare qui dei Tallboy. Attento, Corvo. Quelli non scherzano. La buona notizia è che una volta entrato, la maschera ti confonderà tra i presenti. Divertiti con la gente altolocata. Meglio tu che io.
Corvo? È questo che hai sognato? In tutti quei mesi nella prigione di Coldridge mentre attendevi il boia? Lusso, belle donne vestite all'ultima moda, risate, allegria, vino di tivia. E la padrona di casa, Lady Boyle? Posso leggere il suo futuro? O cesserà di vivere stasera per mano tua, oppure vivrà i suoi giorni mese dopo mese, anno dopo anno, molto a lungo. Anche quando i suoi abiti eleganti saranno a pezzi e i suoi capelli grigi e ormai spenti. Mezza città vede le luci della festa e sogna le delizie che si trovano all'interno. Ridurrai tutto a pezzi? Comunque, sarà l'ultima festa di Lady Boyle. Io sì. Oh, addio invito. Matti, non inseguirlo. Non sai cosa c'è in quegli edifici. Ormai nessun posto è sicuro. Non capisco cosa sia accaduto alla città. Sì, indosseranno lo stesso costume, ma di colori diversi. E dovremo riconoscerle. Un'altra l'invito, delle loro idee grazie. Strambe. Saremo costretti a partecipare. Sarà davvero divertente? Sarà incredibilmente estenuante. Se non hai voglia di divertirti, perché da questa parte, signore. Farò uno sforzo dopo aver trovato il vino. Ad Harold piace fare il difficile. E a te fare la donna facile. Possiamo entrare? Emma ha insistito per incontrarci qui fuori. Vorrà dire che prenderò la peste e morirò nell'attesa. Di sicuro le piacerebbe. Perché non l'aspetti più da bravo gentiluomo? Ah, signor Bunting. Poco fa ancora qualcuno fingeva di essere gioco. Voi. Benvenuto. Per una stagione è stato divertente, ma ora... Stasera qual è? È indovina chi. Trucco e acconciatura sono identici, ma una in rosso, una in nero e una in bianco. C'è un premio in palio. Il cameo dei Boyle. Come se non avessero abbastanza attenzione. La festa si tiene all'interno. Tu, smettila. La città è messa male. Possibile che peggiori. Credo proprio di sì. Salve.
I Boyle vi augurano una splendida serata. Attento, volevamo dare un'occhiata su, ma l'uomo di guardia è uno stronzo. Dovevo dargli una lezione. Questa festa è una farsa. Fa soltanto il suo lavoro. Non si sa mai chi può imbucarsi a una festa del genere. Chiedo scusa, ma mio cugino è un marchese. Ovviamente non parlo di voi, ma la gente è disperata. E i Boyle sono ricchissimi di questi tempi. Sciocchezze, vuoi ver... Soldo ufficiale. La milizia per fa... Sei ossessionato dalle Boyle. Non ti passerà mai. Prova con la White alla maschera da falena e si sente sola. Sono Jane Blair. È la prima volta che vengo qui. Sai che Lord Shaw sta aspettando Pendleton fuori in giardino? Quell'uomo mi spaventa. Che maschera? Sei tra gli invitati? Stai cercando di riconoscerle? Pensavo di dare una sbirciatina al piano di sopra. Per te è barare. Sai della signora Brimsley? Non potresti mai crederci. Che le è successo? Ha fatto prelevare un ragazzo dalla strada. Un orfano che avrà avuto al massimo 16 anni. Credevo le interessasse solo la sua famiglia. Credo non... Dovrei eliminarli tutti definitivamente. Non dovresti essere qui. Ma che cosa dici? E come lo sai? I miei servitori hanno parlato con i suoi. Credo si sia trattato di riti sessuali o altro. Buonasera. Lo so perché sei qui. Dobbiamo parlare da soli. Dovresti vederla come un'opportunità. Per cosa? Imparare un mestiere? Dai, prendilo. Lo fanno tutti. Io mi sono fatto cucire una tasca in più. Sono un amico di Pendleton e ho contribuito alla vostra causa. So perché sei qui stasera. E, come dire, il tuo bersaglio è la donna che amo. Dovrai consegnarmela senza farle alcun male. E non ne sentirai parlare mai più. Sotto la cucina c'è una cantina. Ti aspetto lì. Non sono fiero di questo, ma sempre meglio che vederla uccisa. Si chiama Esma. Giuro che non le farò del male. Sono un gentiluomo. Portala in cantina e la terrò al sicuro con me. Per sempre. Salve. Che maschera. Le nostre sorelle dell'ordine. Tu, un gentiluomo. Prego, fa pure. Io rubo tutte le volte e non se ne accorgono. Mi piacciono gli uomini sconsiderati. La tua maschera da scandalo. Offrimi da bere. Saprò sdebitarmi. La signorina White viene via con te? Perché non provi a pagarla? Molti l'hanno dimenticato. Ma i ratti sono arrivati prima che l'imperatrice morisse, insieme alla peste. Sicuro? Ricordavo diversamente. Scusami un istante. Fammi divertire. Grazie mille. Come posso sdebitarmi? Giochi agli indovinelli di Lady Boyle?
So per certo che stasera Waverly è vestita di nero. Sarà in lutto per la sua reputazione. E il vestito di Lydia è bianco. Tesoro. Oh, davvero? E chi sarei? Davvero? Dove vorresti portarmi? Oh, che bello! Perché non vieni con me? Va tutto bene. Ancora un paio di bicchieri e quella maschera mi piacerà. Benvenuto a Villa Boy. Che maschera! Vi divertite? Uso il Lord Reggente. È l'unico che mantiene l'ordine. Ci riporterà alla grandezza. Non proprio tutti. I Boyle di sicuro. Sono stati fortunati a trovare il cristallo nelle loro terre. Dove sono finiti i miei amici? Oh, eccovi. Buonasera, signora. Vieni con me, ci divertiremo un mondo. Dovresti starmi dietro! Thank you.
maschi. Buonasera. Buona serata. Ehi, non hai una bella cera?
tutta tua dopo ieri notte. Sì, certo. Qui dovrebbe esserci qualcuno di noi.
Lei dov'è? L'hai trovata? Presto, portala a bordo. Finalmente, amore mio, un giorno capirai. Non sai quanto mi hai reso felice. Col tempo imparerà ad apprezzarmi. In fondo ha tutta la vita per farlo. Il segreto delle balene. Scusami, sei nervoso di miei carte. Cielo, ma è straordinario. Chi ti ha fatto quella maschera? Spero ti sia divertito, ma meglio andarsene. Ora,